nuova edizione in cui avremo ospiti che ci parlano di due argomenti diversi che hanno sempre attinenze. Abbiamo il palpeggiamento da una parte e qual è un attimo il palpeggiamento e l'approccio, il palpeggiamento e l'approccio. Adesso vedremo entrate noi due, i due grandi. Ecco, questo è oculatore di prima categoria. Guardatelo, guardate, guardate, guardate in basso. Basta, basta. Perfetto, perfetto. E Ciao questo Flavio, qui buonasera è Flavio. Dan Vito Sì, Gay, sì. ecco, si può chiamare. Sì, Ciao, questo come è molto stai? bravo, una tecnica di Sì. palpeggiamento. Ecco, a lui piace anche la tecnica, siamo un attimo Posso all'arte. sedermi? Sì, là. Sì, sieda Magari si pure. camera. Dica, Ecco qui, si avvicini pure cameraman. cos'è l'approccio festoso? Non ho capito. Cameraman, si avvicini. Ecco, allora parliamo prima col signor L'approccio festoso e Danito. dopo si coinvolge il palpeggiamento. Ci parli pure del palpeggiamento a livello, diciamo, a livello Festoso. natiche. Parlerò, sì, di questo Palpeggiamento. atteggiamento molto espressivo della personalità sodomitica, che quando... Mi scusi collega, ma scusi, se uno parla di culo a una ragazza, non è un sodomita. Ma no, io dicevo nella palpazione anale del duomo. Ma mi scusi, sa, egregio professor Gay. Mi scusi, Veramente... gay o orecchione? Non ho capito. Gay, Orecchione, gay. orecchione, Oh, vada orecchione. Di solito Dio. orecchione, sì. No, la tecnica la spiego io. Una persona, tipico esempio di persona schifosa, no, schifosa non si può dire perché sennò mi pesta, è il cosiddetto prota o protagonista. Ne possono essere conferma i miei amici qui, il professore e l'altro Prota è un professore. personaggio sì, Sì, si può dire. molto dai livelli, molto carattere molto strano, molto... Ecco, adesso ce ne racconta il Approcciato. signor Ah sì, Danito. questo ragazzo crede di saper fare e fa, ma fa in un modo Da prota? Chi è? da Da prota, prota? perché è Eugenio, perché si chiama Eugenio Prota, Direi che si chiama Genius, perché figlio di Genius Eugenio. è figo. Allora, il prota a ogni festa ha la CIA. Cos'è la CIA? Anche se non c'è La la CIA è CIA. la tipica pezzo di gnocca, o figa, come si può Di dire, solito non è che di solito. bella come si dovrebbe, Sì, insomma. appunto, perché è da prota. E adesso noi avremo la testimonianza vivente. Sì, signore e signori, avremo la testimonianza vivente di un prota a nazione. La Possiamo allora. Cosa? Non mi palpi, Recchione. Adesso andremo nel covo degli assassini e dei turpiloqui, dei Recchioni e dei palpeggiatori. E andremo a visitare il prota nel suo atteggiamento di Lucadores. Prego, mi Nel suo segua, luogo mi di segua. lavoro. Osserviamo. Ecco, guarda che si sta cibando. Mangia un tiro di su. Guardate, guardate come appoggia la forchetta alla bocca in modo aulico. Guardate la Tirami mano su, sul va giù piatto. per la gota, esplode nel gozzo ed esce gargagliante nello stomaco Aspettiamo con copioso. ansia il flato, il Adesso gusto. aspettiamo, aspettiamo Volete quando andrà sentire? a Guardatelo, guardate. Adesso Lo siete atteggiamenti così vuole uomini, così bene. da Guarda l'attualità uomo. della mezzana, sei un pellegrino. Cerca, cerca, Vuole! ma non trova. Cerca, ma non trova. Cerca ma non trova, Guardate cerca il ma non prota trova. con Sta il suo godendo, sta atteggiamento. cercando il bicchiere, ma Mandando via tutto non i coglioni. Testa di cazzo di non si può Guardatelo, guardatelo, ecco il prota si è girato, ecco il prota, ecco Il prota si è accorto, l'atteggiamento festoso, guardatelo! Questo è il vero prota Tirano nel giù il suo membro intimo. Tanto Magari può perdere, ma adesso l'ho trovato. Guardate, abbiamo aspettato lui. Vediamo l'atteggiamento pratoso. Vediamo l'atteggiamento aulico del prota che tra una scoretta. Ed ecco, vediamo il tipico atteggiamento del mandare a fanculo, così, così, un dito. E adesso io e il professore ci lanceremo in un ballo sfrenato. Venga, professore. Ecco Camillo, la piova che firma le tue Stai donazioni. registrando? Se no crede già.
Ti ho sgamato. Sono lì. Bisogna l'audio e si muove. Ma che è? Fanno così.